Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Parliamo subito del campionato sempre più avvincente, una lotta a tre per lo scudetto, con la possibilità che anche la Juventus, che adesso si trova a 7 punti dalla vetta, possa rientrare in questo giro per il tricolore. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Ciao Luigi, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao Lorenzo. Il campionato continua ad essere assolutamente avvincente. Ieri il Napoli ha battuto la Lazio, si è portato in testa alla classifica insieme al Milan. In questo momento c'è una favorita. Qual è la tua favorita? Beh, tutte e tre perché, vabbè, non dimentichiamo che l'Inter ancora deve recuperare una partita con il Bologna, quindi si può ipotizzare anche, no, un altro sorpasso, l'ennesimo. Ma la bellezza di questo campionato, soprattutto in vetta, oramai erano anni che non si vedeva perché c'è stato sempre il monopolio della Juventus e finalmente adesso le squadre si sono equilibrate e di conseguenza diventa sempre più avvincente questo campionato e diventa un rebus per la vincita, per la vittoria finale. E quindi per noi tifosi, per chi ama il calcio, penso che sia il massimo. E secondo te comunque il Napoli con la vittoria di ieri può aver avuto una bella spinta dal punto di vista mentale? Soprattutto c'è stata questa reazione dopo il KO con il Barcellona, ha fatto vedere che comunque il carattere c'è, al di là di quelle che sono state le critiche. Spalletti ha voluto anche insistere su questo particolare della sua squadra. Beh, direi di sì, è stata, al di là della classifica, è stata una grande botta a livello psicologico, perché comunque poi se andiamo a vedere ci sta di perdere con il Barcellona, eh? E quindi se stiamo parlando anche se non è il Barcellona di qualche anno fa, però rimane sempre una delle favorite per l'Europa League, anzi secondo me è la favorita. Ha dimostrato ieri di potersela giocare con le grandi e di poter dire la loro su questo campionato e di conseguenza insieme alle milanesi è la squadra che può ambire a vincere questo scudetto. Ecco, tra l'altro, domani ci sarà anche il derby di Coppa Italia tra Milano e Inter. A tuo parere, può lasciare qualcosa in vista della lotta a scudetto questa sfida, tra le milanesi, visto che comunque poi ci sarà anche, Napoli-Milan nel prossimo turno di campionato? Beh, oramai si è arrivati al punto che il traguardo della Coppa Italia è vicino e quindi io credo che per tutte e due è uno dei traguardi, no, de stagionali la Coppa Italia, quindi credo che se la giocheranno e anche sapendo che comunque hanno una rosa abbastanza ampia tutte e due e possono fare tra virgolette anche un piccolo turnover perché comunque i giocatori i cosiddetti panchinari che non lo sono, perché oramai le squadre sono composte da 20-22 titolari, quindi secondo me se la giocheranno non pensando al campionato. C'è anche chi sostiene che la Juventus, visto l'andamento di queste ultime partite, possa rientrare nel giro scudetto. Sei d'accordo? C'è questa possibilità, secondo te? No, perché nonostante i risultati la Juve non sta dominando, cioè non è una squadra che in campo ti distrugge, cioè nel senso è una squadra che comunque fa ancora un po' di fatica e poi sai se ci fosse una sola squadra in testa e a lottare per lo scudetto potrei anche dirti sì, ma quando ce ne sono tre puoi incappare una giornata, 2 giornate storte, uno, due squadre, ma poi tre sono tante e poi credo che qualcosina in meno ce l'ha rispetto a quelle tre là davanti. Juventus che se la dovrà vedere in Coppa Italia mercoledì con la Fiorentina, che sensazioni hai su questa sfida che tra l'altro vedrà per la prima volta il ritorno di Vlahovic a Firenze da avversario? E poi il diavolo, no, ci mette sempre, è strana la cosa, perché comunque è una partita sempre particolare quando in campo scendono Fiorentina e Juventus, perché conosciamo i trascorsi, no? Praticamente la rivalità tra le tifoserie. E sarà una bellissima partita, perché comunque ci tengono a vincere. E ci tengono a vincere perché, come ho detto prima, la Coppa Italia è un traguardo per la Fiorentina, soprattutto perché sono anni oramai che non vince qualcosa. E in più se la gioca con la Juventus acerrima nemica, e poi c'è la caratteristica, no? C'è la cosa peculiare che ritrova
il giocatore che era l'emblema di questa squadra fino a un mese fa, adesso invece è passato ai rivali storici, e quindi sarà una bellissima partita. La Roma invece è riuscita a vincere, nonostante qualche difficoltà, contro lo Spezia. È stata in superiorità numerica per buona parte della gara, ha vinto soltanto nei minuti di recupero sul calcio di rigore, è vero che comunque ha creato tanto. Ci sono state anche un po' di polemiche da parte di Thiago Motta per l'arbitraggio. Tu che cosa ne pensi? Ma io non credo, alla fine l'arbitro non ha arbitrato, ma il rigore c'era, l'espulsione ci stava tutta. E quindi è chiaro che quelle sono reazioni di quando perdi una partita a 20 secondi alla fine, e dopo che hai giocato quasi 100 minuti, non 90, e è chiaro che brucia assai. Io le ho provate queste sensazioni in campo, perché mi è capitato pure a me, però tutto sommato la Roma ha meritato di vincere. Ecco, Zaniolo, tra gli altri, è stato uno dei protagonisti perché ha dato la svolta alla partita. Zaniolo che sembra essere anche lui nel mirino della Juventus, si è parlato anche dei suoi like ad alcuni post dei giocatori della Juventus su Instagram, il che insomma ha fatto fare qualche collegamento in più al suo possibile legame futuro con la Juventus. Cosa pensi a questo proposito? Secondo me la Juventus oramai ha intrapreso la strada vuole investire sui giovani bravi. Zaniolo è uno di quelli, è uno dei giovani più promettenti di questo campionato. E ancora non è al 100%, però è un giocatore che, se sta bene, fa la differenza. E di conseguenza la Juve va alla ricerca di questi giovani, e ci sta riuscendo alla grande. Piano piano il puzzle si sta completando, e l'abbiamo visto di recente con l'acquisto di Vlahovic, che nessuno si aspettava, oppure magari non subito, e quindi ha intrapreso questa politica che, secondo me, alla lunga poi darà i suoi frutti. Quindi, a tuo parere, la Roma è destinata a perdere Zaniolo? Quando si parla, le voci, girano queste voci, di solito è già da un pezzo, poi è chiaro che un pizzico di verità c'è sempre. E poi parliamoci chiaro, un giocatore della Roma, in questo caso Zaniolo, cerca di ambire a traguardi più prestigiosi, che secondo me in questo momento la Roma non può dare. E stiamo parlando comunque, vuoi o non vuoi, della Juve che lasciamo stare gli ultimi 2 anni. Però è stata la squadra più rappresentativa in Italia e una in Europa, quindi è chiaro che tutti vogliono ambire a giocare in una grande squadra. Il Lecce invece ce la farà a salire in Serie A, a tornare nel massimo campionato? Beh, me lo auguro di cuore, al di là del fatto che sia un tifoso e che ha la squadra della mia città, me lo auguro, anche perché alle spalle ha una grande società, grandissimo pubblico, e secondo me è giusto che meriti un palcoscenico diverso da quello della Serie B. Vedremo allora. Grazie a Luigi Garzia, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Lorenzo. Ieri stop quasi inatteso per il Torino, che era reduce dalla bella prestazione nel derby contro la Juventus. La squadra di Juric è andata incontro ad una sconfitta con il Cagliari, e dunque, per fare il punto della situazione sui Granata, abbiamo in collegamento con noi Emanuele Pastorella. Sì Lorenzo, è un Torino in grande difficoltà quello che si sta vedendo nelle ultime settimane, perché se dal derby ne era uscita una squadra che sembrava comunque in procinto di migliorare, di riprendere la corsa che è il percorso del girone d'andata, invece ieri contro il Cagliari è arrivata l'ennesima sconfitta, tra l'altro la seconda interna, quindi una squadra che anche e soprattutto in casa, dove aveva costruito le sue fortune, non riesce più a far punti, e nel complesso è la quinta partita senza vittorie del Torino di Juric, la prima volta che una striscia così lunga si concretizza con l'allenatore croato. È inevitabile che qualcosa si stia un pochettino rompendo nel giocattolo dell'allenatore croato, perché è da un mese e mezzo ormai che la squadra non vince, ed è proprio in questo mese e mezzo che la situazione si è un pochettino intricata, non tanto dal punto di vista della classifica, perché comunque il margine sulla zona retrocessione resta piuttosto confortante,
però è un problema al quale comunque il tecnico dovrà cercare delle soluzioni. E se da una parte c'è comunque il ritorno di Belotti, che per 2 volte consecutive è riuscito ad andare in gol sia contro la Juve che contro il Cagliari, quindi c'è un Gallo un po' ritrovato al netto di tutte le problematiche legate al contratto. Dall'altra, proprio dall'altra parte del campo, quindi in porta, c'è un Milinkovic-Savic che anche ieri non è sembrato perfetto, è sembrato titubante. Nel post partita il tema è stato proposto all'allenatore, lui ha dichiarato sì alla mia fiducia, quindi sulla falsariga delle altre dichiarazioni, però poi ha aggiunto un adesso valuteremo tutto, quindi anche la situazione portiere in casa Toro bisognerà andarci cauti e capire poi dalla prossima partita, quindi da domenica e dalla trasferta di Bologna, se ci potesse essere un ribaltone con Berisha o Gemello, eventuali sostituti di Milinkovic-Savic. Da Torino e da Emanuele Pastorelle è tutto, un saluto. Andiamo adesso a salutare Andrea Pisanu, allenatore, ex calciatore tra le altre del Cagliari. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera, ciao Lorenzo, buonasera. Adesso ti trovi a Malta, che cosa ci racconti sul tuo periodo maltese che non inizia adesso, ma comunque risale ormai a diversi anni fa e sei rimasto, ti sei stabilito a Malta? Sì, ormai sono quasi 6 anni, adesso alleno l'ASP, sto facendo il mio percorso qua come allenatore, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Adesso sono concentrato qua, poi a giugno vedremo. E allora parliamo del nostro campionato, in particolare del Cagliari, che in questo girone di ritorno sta avendo un altro passo, un'altra marcia. Mazzarri è riuscito a dare una precisa identità a questa squadra e soprattutto ha valorizzato anche tanti giovani. Che ne pensi? Come ti è sembrato vedendolo anche da lontano? Hai perfettamente ragione, guarda, sicuramente il tempo sta dando ragione a Mazzarri perché è arrivato magari un pochino con lo scetticismo generale, invece il tempo gli sta dando ragione. Io ho seguito il Cagliari in questo periodo, ho visto dei miglioramenti importanti. Ora il Cagliari è una squadra che ha un'identità, mi piace anche la loro ferocia di provare a vincere subito la palla, ha fatto una partita con Napoli che veramente è importante. E ora deve continuare così se vuole continuare a sperare, a lottare per la salvezza. Sarà una bagarre importante perché dal Venezia, ma anche le altre squadre danno battaglia, però ripeto, ho visto un Cagliari veramente trasformato e un Cagliari molto positivo. E poi parlando di singoli, stupisce la qualità, la forza, la velocità di Pellanova, uno dei giocatori lanciati da Mazzarri e che sta sorprendendo in positivo. Una grande sorpresa, sì, una grande sorpresa. Un ragazzo che mi dicono anche che è un ragazzo, a parte essere un bravissimo calciatore, è un ragazzo a posto e sta facendo dei miglioramenti incredibili. È un tassello importante per questo Cagliari, soprattutto per il modulo di Mazzarri, per l'idea di gioco. È un ragazzo che spinge, che si trova molto spesso in zona pericolosa e riesce anche ad essere incisivo. Ma ti ripeto, è tutto il Cagliari cresciuto da. Anche lo stesso De Jola che ha fatto gol l'ultima partita, è un Cagliari completamente diverso anche come spirito e ripeto, lo vedo molto, molto ben lanciato per la corsa della salvezza. È stato abile Mazzarri e soprattutto la società gli ha dato carta bianca perché comunque nel momento in cui c'è stato da trovare qualche giocatore sul mercato, le linee guida di Mazzarri sono state seguite alla lettera praticamente, puntando anche su questi giovani, un altro nome che dobbiamo fare è quello di Lovato. Sì, esatto, anche lui è arrivato e non si pensava che all'inizio facesse così bene, invece si è inserito benissimo, ma quello, ripeto, è stato un lavoro con l'allenatore e la società. L'allenatore è stato supportato dalla società e molto spesso quando si cambia allenatore si pensa che chi arrivi abbia la bacchetta magica, in 2 giorni possa cambiare praticamente tutto. Non funziona così, bisogna avere il tempo di proporre le proprie idee. Però il Cagliari e soprattutto la società è stata molto brava a continuare a credere in quello che diceva Mazzarri, in quello che ha chiesto Mazzarri. Adesso i risultati si vedono. A volte bisogna avere un po' più di pazienza, ma capisco anche che
sfortunatamente nel nostro lavoro i risultati sono troppo importanti. Senti, parlando del Verona, un'altra delle tue ex squadre, a tuo parere può anche sognare l'Europa per come sta giocando, per i risultati che sta ottenendo, la continuità anche che sta facendo vedere? Guarda, devo dire che quest'anno il campionato mi piace molto. Mi piace molto qualitativamente e poi anche per quello che si propone. Il Verona propone un gioco molto, molto intenso, molto, molto profondo, molto diretto. E sicuramente Tudor, innanzitutto, penso che sia un buonissimo allenatore. Continua a seguire le linee guida che ha lasciato Juric e poi quest'anno Simeone sta facendo un esplant incredibile, quindi perché no? È vero che mancano ancora tante partite, però continuando con questo ritmo, perché non fare un pensiero a qualcosa in più di una salvezza? Ripeto, Verona come altre squadre, ho visto veramente delle bellissime idee, un calcio propositivo che non si vedeva in Italia da tanti anni. Ti aspettavi un Verona così forte, oltretutto dopo la partenza negativa che c'era stata con Di Francesco, poi è arrivato Tudor che probabilmente ha sfruttato anche il lavoro di Juric, ha continuato su quella strada ed è riuscito ad ottenere risultati brillanti. Sì, guarda, è vero, come hai detto tu, l'inizio non è stato buono. Quando si passa da una mentalità che è tenuta per un paio d'anni, è sempre difficile arrivare e incidere diversamente. A volte è meglio tenere un pochino la stessa mentalità e poi pian piano incominciare a cambiare qualcosa. Con Tudor hanno rimesso, possiamo dire, il turbo perché ha conquistato punti su punti, ha fatto delle partite, l'ho vista giocare, ha fatto delle partite veramente, veramente belle. Ti ripeto, un gran campionato, un bel campionato dal Verona, ma ci sono tantissime anche squadre che giocano bene, Verona, Fiorentina, Torino, Atalanta, un grandissimo campionato, veramente un bel campionato. E invece, a tuo parere, che cosa impedisce al Bologna di fare un salto di qualità? Perché arriva sempre vicino a poter salire un ulteriore gradino e poi si ferma. Il Bologna ha detto questo, che comunque sta lavorando bene, perché negli anni sta lavorando bene, i ragazzi vengono su, dei giovani importanti vengono su. È normale che per fare il salto di qualità, prima di tutto hai bisogno di tenere almeno la ossatura per un paio d'anni. E poi fa anche, la differenza la fa anche la qualità e l'esperienza dei giocatori. È normale che il Bologna ha puntato su una politica di giovani e lo sta facendo benissimo, ma per muovere quello step successivo, hai bisogno di quell'esperienza che ti aiuti a cambiare marcia in quei momenti. Senti, italiano ti ha sorpreso invece la Fiorentina? Molto, molto. Italiano, un altro tecnico che mi piace molto. Lo conosco personalmente perché abbiamo giocato Sì, insieme a infatti, Padova. anche per quello ti facevo la domanda. Dà delle idee, una proposta di calcio molto, molto interessante. Mi piace veramente tanto come affronta le partite, come lavora su se stesso, i suoi principi. E credo che stia facendo un campionato di altissimo livello. Ho sentito qualche intervista e concordo con lui. Ogni volta che la Fiorentina sta per fare quel piccolo salto, succede qualcosa e quindi non riesce a farlo, però questo fa parte di un percorso, bisogna supportarlo perché, ripeto, quello che sta facendo la Fiorentina l'ha guardata tante volte e dà veramente delle grandissime idee, quindi complimenti a Vincenzo e complimenti anche alla società. Andrea, grazie mille per questa chiacchierata, alla prossima e buon proseguimento. È stato un piacere. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.